Salve a tutti ragazzi, bentrovati su Crystal Cross Gaming Box con il primo episodio di una nuova serie e ragazzi finalmente posso iniziare insieme a tante altre persone Dragon Age The Veilguard. Questo gioco si porta dietro un sacco di discorsi, tante polemiche riguardo alla natura del gioco, recentemente riguardo alle recensioni che ci sono state, c'è chi l'ha assolutamente adorato, c'è chi sospetta che le recensioni siano state o troppo buone o selezionate, c'è chi l'ha detestato, c'è chi fin dalla prima volta che l'ha visto gli ha fatto cagare perché non è un Dragon Age, c'è chi invece è stato molto intrigato. Io, ragazzi, non sono fan di Dragon Age, non ho giocato a nessun Dragon Age prima d'ora, questo è il mio primo e lo voglio approcciare come qualsiasi altro gioco sulla faccia della Terra. Vedere com'è, iniziare a giocarlo e trarre le mie conclusioni, d'accordo? Siamo su GeForce Now a giocarlo, quindi sarà tutto sparato al massimo, il che è bene. Quindi, senza ulteriori indugi, nuova partita. I knew him as Solas. Smart, thoughtful, loved to hear himself talk. But long ago, he had a different name. The Dreadwolf. Ancient elven god of lies, or heroic rebel against tyranny, depending on which story you believe. In his desperate fight against the corrupt elven gods, Solas imprisoned them, creating a veil that split our world from the raw magic of the Fade. Ma le isolate. He had won. But the veil cost the elves everything. Their magic, their freedom, even their immortality. Alla faccia. Now, Solas wants to tear down that veil and undo the damage he caused, even if that means our world has to burn. Somebody's gotta stop him, and that's where you come in. Ok, quindi si è pentito di quello che aveva fatto praticamente, ha detto no, io i miei poteri li rivoglio e la mia immortalità, eccetera. Allora, bene, questa è la creazione del personaggio. Vediamo un po', stirpe, elfo, discendente dell'antico impero in rovina, messi ai margini del passato, alcuni elfi stanno costruendo un futuro più luminoso, grazie a meraviglie perdute alla loro civiltà. Cunari, temuti e invidiati per le loro dimensioni e la loro forza, alcuni cunari scelgono una rigida filosofia appartenente alla loro terra natale, mentre altri sono uniti a culture diverse generazioni fa. Umano, popolo ambizioso e prospero, regno umanità sono i poteri in ascesa di quest'epoca. E nano. Mi dirò. Scorriamo aspetto. Ce ne sono di tanti tipi diversi. Vediamo un po'. Non so cosa fare, a dire la verità. Lui non mi piace. Il nano... Beh, oddio, non aspetta. No. I nani di solito mi piacciono tantissimo, ma in questa versione... Non lo so, a me sembra che comunque questi quattro siano differenziati da un po' di cose, sì, per carità. Però, non so, mi sembrano tutti un po' similini tra di loro, alla fine. Ok, l'elfo c'ha le orecchie a punta, il cunari c'ha le corna, l'umano è umano e il nano è più basso e tozzo. Fine. Non lo so. Vabbè, andiamo avanti con l'umano, va. Ok, allora, personalizziamo l'aspetto del personaggio. Si può girare, tipo? Sì, si può ruotare. Allora, vediamo un po'. Forma testa. Consiglio di impostare tutti i settori caratteristici col voto di possibili valori di base. Ok. Va bene. Facciamo. Una cosa del genere. Ok. Incarnato. Carnagione. Facciamo una cosa del genere. Cos'è melanina 100%? Cos'è? Un po' pallidino, non ho capito. Vitiligine, intensità. Ah, no, non me ne frega. Incarnato.
vertigini. No, ce ne sono veramente tante. Uniforme. Ok. Però... pronte, guance, mascella, mento, laringe, scalpo. Oddio. Non mi sconfinfera più di tanto. Lei mi piace, se la posso personalizzare un po'. Che carnagione gli hanno messo? Vabbè, mi sta bene questa. Forme, voglia, occhiaie, no grazie. Segnato, no grazie. Acne, no grazie. Roseo, no grazie. Ok. Va bene, non mi dispiace. Ah, questa... allora, sì, puoi cambiare mille cose, ma qui si va troppo nel dettaglio. Non mi sconfinferà più di tanto. Non c'è mascella. No, dai, troppo. Laringe. Oh, scalpo. No, vabbè, questo è troppo complicato. Corpo. L'ho predefinito di partenza. Aspetta. Vediamo un po'. Vabbè, dai, più o meno. Non lo so, è che... momenti intimi. Vabbè, così. Wow, ok, sì, teniamola così. Facciamo una cosa del genere. Ok. Proporzioni corpo. Dimensioni petto, sbram. Sì, però in effetti un po', nel senso, capito? Santi Dio, un po', magari. Ok. Va bene, mi sta bene così. Carnagione. Ma quello non l'avevo già deciso. Posso fare una carnagione diversa. Allora, forma occhi. No, dai, è troppo complicato. Colore occhi. Eterocromia, no. Preset colori. Argento, blu e grigio, blu, blu e verde, verde, nocciola, ambra, vediamo, marrone, viola. Allora, oh! Sapete che non mi dispiace così? Però vabbè, dai. Ok. Arrossamento, cataratte, no grazie. Ciglia e ciglia. Mi sta bene così. No, però... ecco. Esatto. Mascara. Ok. Mi piace. Naso mi va bene così, bocca mi va bene così, orecchie vabbè. Oh, adesso i capelli, conciatura e colore. Cominciamo. Ce ne sono... ok, ce ne sono una marea. No, a dire la verità, la conciatura così non mi dispiace affatto. E... oh! Yes! Yes, mi piace. Però con questo colore vediamo se c'è qualche altra acconciatura che desta il mio interesse. Tipo questa, mio Dio, che bellina che è. Sì, fantastica. Mo' vediamo, mi ispira un sacco se non trovo qualcos'altro. Anche se sono così belli i capelli lunghi. Oh, questo è uno dei giochi con i capelli più belli che abbia mai visto, devo dire. Questo è sicuramente vero.
Per carità, interessante, ma mi ispira fino a un certo punto. Bellino anche così, ma no. È un po' troppo grezzotta. No, grazie. No, grazie. Mi sa che rimango così. Ok. Certo che. Eh? Non lo so, però. È troppo più bella così. Dai. Mi sta bene. Ok. Bene, questa illuminazione. Ah, ok. Sono diverse illuminazioni. No, va bene, mi sta bene così. Oh, e adesso. Trucco. Modello predefinito di partenza. Yes. Mi piace. Aspetta però, eh. Uno stile, no, questo mi va bene. Vediamo l'intensità colore un pochettino me. Colore. No, ma che cosa? Ecco. Sì. Ma quale glitter? Torno occhi. Intensità questo va bene. Mascara. Va bene, dai. Mi piace. Mi piace. Guardava, chi se ne frega. Tatuaggi, cicatrici e pittura. È un tatuaggio. Ah, questo in faccia. Oh mio Dio, però. Sapete che non mi dispiace affatto? Forse però. No, aspetta. Chissà se. Tatuaggi corpo. Niente, vabbè, va su. Va solo sul corpo. Però, fosse mai che c'è qualcosa che mi ispira. Vediamo un po'. Vediamo un po'. Yes. E sai che c'è? Ah, oh, no, aspetta. Colore. Colore assolutamente. Ma dov'è il nero? Vabbè. Me li tengo così. Guarda che fastidio quando non c'è il nero. No, ok, me lo voglio tenere questo. Piace tantissimo. Beatrici e pittura. Dove dovrebbe essere? Oh! Oh mio Dio, sì! Ah, così funziona? Aspetta, aspetta allora. Fermi tutti. Yes. Ok. Vediamo se c'è qualcos'altro. Ah, questo è solo per la faccia, mi sa. Oh no, pure la pittura del corpo pure c'è. Vedete che questi due mischiati non sono affatto male? E qualcuno lo tengo sull'azzurrino. Perfetto. Ok.
Ok, mi piace. Presetta aspetto, identità lei, donna, va bene. Ok. Non si finisce sulla persona non binaria, no grazie. Giusto, sì, pronomi. Molto interessante. Continua. Classe, ok. Wow. No, guerriera, ladra o maga. Movimenti e riflessi rapidi sono i tratti distintivi dei ladri che imbadiscono un arco o doppio spade e usano colpi potenti e precisi per infliggere danni letali. La natura aspirazionale, completo iniziale o abito semplice? No, per l'amor di Dio. Penso che sia meglio questo, giusto per vedere come siamo messi. Sai che vorrei, onestamente, la volevo immaginare con l'arco, lei. Colpi potenti e precisi per infliggere danni letali, no? Immietono i nemici con spada e scudo, mentre altri preferiscono un'arma a due mani per spazzarli via. Figo, per carità. Comunque si può combattere un po' più da lontano anche con il mago. Vabbè, preferisco l'altra. Vediamo un po'. Duellante. Ok. Sabotatrice. Forme specifiche di combattimento. La caccia al nemico, elimina con precisione gli avversari lontano utilizzando manufatti. Esplosivi e torrette, oppure... Come si... Ma devo decidere... Ah no, ok, scorre così. Caccia al nemico, elimina con precisione gli avversari da lontano usando manufatti che caricano effetti di pericolosa e potente magia. Figo! Ok, mi piace. Mi piace. Va bene. Il tuo passato. La scelta della fazione influenza il passato e le scelte di conversazione di Rook. Cognome Thorn, Aldwyr, Merkar, Laedir, Ingelvar, Deriva. Deriva. Ah, aspetta. Cambia un sacco di roba, però. Ok. Non permettimi quello. Rocca partita custodi di grigio, antico ordine militare, giori combattere al parole oscure e altri mossi. Custodi si sottopongono a riti segreti inscindibili, conferiscono loro poteri sovrannaturali contro l'oscurità. Di reputazione con i custodi grigi più rapidamente, danni maggiori contro la parole oscura, difese salute base o leggermente aumentate. Danni critici al punto debole leggermente aumentati. Danni, acrobati del velo. Valoroso gruppo che esplora le antiche rovine elfiche nella foresta di Arlathan. Ben sono stati fondati agli elfi, accolgono chiunque sia abbastanza audace a affrontare la magia di Arlata anche deforma la realtà. Danni maggiori contro i legati all'oblio. Dei draghi d'ombra. Questo gruppo di resistenza clandestino si oppone ai governanti corrotti e alla schiavitù nel Tevinter. Ovviamente i contesti più svariati vogliono giustizia per tutti. Danni maggiori contro i venatori. Risorsa specifica di classi si rigenera un po' più rapidamente. Signori della fortuna, gruppo informale di esploratori, cacciatori e cercatori di tesori. Turbolenti signori sono famosi imprese audaci e fughe rocambolesche. Ingelvar, osservatorio del lamento. Ordine negromantico d'elite, esplora i misteri della vita e della morte, si occupa di non morti nella tentacolare grande necropoli di Nevarra. Danni maggiori contro non morti e demoni, accumulo aggiuntivo di afflizione ai bersagli. Pure corvi di Antiva, già soltanto deriva, non mi piace. Porti una pozione aggiuntiva, e infatti non mi piace. Allora, Aldwyr. Danni critici al punto debole leggermente aumentati. Sì, mi sa di sì. Il tuo passato, cacciatrice di segreti. Quando c'era in gioco delle vite, Rook ha disobbedito agli ordini per salvare alcune persone dai mistici pericoli di Arlathan. Durante la spedizione alcune rovine della foresta di Arlathan, gli acrobati del velo scoprirono rovine contenenti un importante sapere perduto e un pericolo mortale. Sopravvissuta a malapena alle antiche magie difensive, la piccola squadra di Rook recuperò una mappa inestimabile che conduceva un'area nascosta alla foresta. La sua squadra fuggì, ma altri acrobati del velo rimasero intrappolati. Rook scelse di tornare nelle rovine, salvando quelle vite ma perdendo la mappa. Venne poi acclamato per il proprio coraggio, ma la perdita della mappa generò il risentimento dai capi degli acrobati del velo.
Posso cambiare qualcosa? Cioè, il mio passato è necessariamente questo, giusto? Vabbè, selezioniamo questo. Preset combattimento. Equilibrata. Sfavorito? Ok, incubo. No. Personalizzare le impostazioni. Ah, no, è il livello di difficoltà. Rilassare il gioco con combattimenti meno intensi. Va bene, ok. Basta questo, no? Credo che vada bene così. Vai. No, personalizzato, scegli la voce di Rook. Chris Aldvir. Time to get to work. Well, let's move. Well, we made it. I'm happy we're here. All of us. Mi piace. Avventore del passato e l'Inquisizione, predefinito. Puoi personalizzare il personaggio principale con eventi del gioco precedente, Dragon Age Inquisition. Questo aveva effetti minori sulla storia, ma puoi saltare la procedura. Ah, la salto perché non l'ho giocato Inquisition. Che cosa dovrei scegliere? Immagino niente. Va bene, mi sta bene. Mi piace. Mi piace molto. Nome completo, completo. Chris Aldvir, stirpe umano, identità donna, lei, classe ladra, il tuo passato acrobati del velo, avventore passato, l'inquisizione predefinito, ma me lo tengo proprio così apposta, stile di gioco avventuriero. Ah, sembra che vada bene, no? Vuoi modificare il tuo aspetto più avanti del gioco? Ah, ok, d'accordo. Vabbè, dai, cominciamo così. Di che stai parlando per controller scollegato? Non posso giocare con mouse e tastiera? Qual è il problema? Che succede? Vabbè, fatemi capire. No, ok. Where were we? Ma che cazzo? Vabbè. Oh, right. Him. Our best plan is to stop the Dreadwolf before he can perform his ritual. After following his trail across half the known world, we finally tracked him to Monrathus, capital of the Tevinter Imperium. But to find the Dreadwolf in a city this big, we need a local expert. So, naturally, our story begins where all great stories begin, with the seediest bar in town. And a missing contact. Sbram! Che è successo? Let's try this again. Ah, okay. Where's Nevgalis? You think you can come into my bar and make demands? Semi nel caos nella stanza per ottenere informazioni, poi comincia Tavernier a darti le informazioni. No, semi nel caos. Nevgalis is my only shot at finding the Dreadwolf. I'm not leaving until I know where she is. Che cazzuta, mi piace come ho fatto il mio personaggio. Be ready to talk by the time I get to you. Darling, you're adorable. Bam.
Gallus. Dumat Plaza. The Venatori cultists took her to Dumat Plaza. Thanks. Your friend Nev Gallus is at Dumat Plaza. I heard. That's why you're my second in command. Although, for the record, there was probably an easier way to do that than fighting an entire bar. Varric ha notato che ti piacciono più i fatti che le parole, ok. Importante che funzioni. It got us Nev's location. Come on, Harding will be worried. All right, break's over. I hope Nev's as good at finding people as you claim. She's the best damn detective I've ever met. If she says she's got a lead on Solas, I believe her. The Archon's palace. Something must have gotten them riled up. Ok, siamo in game per davvero. We don't want to look conspicuous. Just get out of here nice and casual. Find Nev Gallus and stop Solas. Trust I bless you. Ok, c'è qualcuno che vuole qualcosa qui? No, direi di no. Ehi. Comunque, qualitativamente il gioco sembra molto bello. C'è un che di cartunoso, ma questo già lo si sapeva. That ritual is going to tear down the veil. The only thing separating us from the Fade and an endless number of demons. I have to talk him down. Travels fast in Minrathus. We've got to help her. We don't have time to get arrested, especially if we... Oh, crap. We're too late. The ritual started. But if we hurry, we can still stop Solas before it finishes. Let's go! Harding's this way. She'll get us to Dumat Plaza. Okay. And Nev will get us to Solas. Watch out! Ma questi... Che cavolo, non li devo affrontare, no? And they're slipping through the cracks. Whoa. The whole world is going to look a lot like this. Come on, this way. It should get us to Harding. Per ora sto al gioco. Ok. You're safe now. Get inside and bar the door as quick as you can, okay? Thank you, miss. Harding, you all right? I've been doing what I can to help. The ritual must be weakening the veil. There are a lot of scared people out here. And a lot of demons. Haven't seen this many come through the Fade in years. And what about you two? Are you okay? Fought some demons, and the Archon's palace took a few shots at us. Nothing we couldn't handle. Speak for yourself. You got my gear? Right over there. Okay. Where's Nev Gallus? Wasn't she at the meeting point? The Venatori got to her first. They grabbed her before we arrived and paid off the bar owner to keep it quiet. I'm not surprised our detective did something to piss off a cult of murderous blood mages, but their timing stinks. The bar owner said the Venatori took Nev to Dumat Plaza.
Can you get us there, Harding? Not a problem. I saw Dumont Plaza while I was scouting the area, and it was crawling with Venatori. Follow me. Eyes up! We've got company! Ok, allora fondamentalmente il combattimento è attacco leggero, 5 volte di seguito per una catena di attacchi, l'ultimo colpo di attacco finale infligge danni aumentati. Ok. Sì, ma... Ok, questo per le spade però, se volessi usare principalmente l'arco... Ah, Q per difendere gli attacchi in arrivo. No, non, questa non mi piace. No, con la Q proprio no. Sono ridotto veramente male. Ok, R per la pozione curativa. Ok, datemi un secondo. Ok, scusatemi, sono rimappato il Perry. You two all right? Pass yourselves up if you need it. Allora, c'è qualcosa che possiamo fare per... Doesn't that destroy everything? Solas always talked about how beautiful the ancient world was. That world existed before the veil and he wants to bring it back. Even if his ritual kills us all in the process. Veramente scomodo. L'attacco non è veloce per niente. Che sta cosa dell'oro preso così mi sa un tantinello di mobile, però vabbè, comunque amen, non è poi così importante. Ok, ha senso l'esplorazione qui? Non ne sono sicuro. Edificio il punto panoramico, accesso a nuova area. Sentite, mi sa tanto che è meglio se mi metto qua sotto. Ci sono dei bastardoni. Non mi ha mica detto come faccio a usare l'arco. È così, ok. Devo rivedere la sensibilità. Un attimo, fatemi rivedere la sensibilità del mouse un secondo. Ok, bene, testato, dovrebbe andare molto meglio così. Tuggi cristalli di vicinanza per abbatterli? Cioè, questi? Ah, basta così? Friendly bunch of cultists, aren't they? Cross paths with them in the Veil Jumpers. They were hunting for magic and putting people in danger. Yep, that's them. Ah, le frecce sono contate, però si rigenerano. Ok, capito, capito. C'è qualcosa di interessante qui? Che posso distruggere, che posso... No, eh? Va bene. Ok, come non detto. Giriamo, ok. Come on. Guess we're sliding down. Salti statici, l'Adi Genos lancia attaccando i nemici senza interruzione. Cioè, ok, quindi, ok. Baric Tetris, the Venatorium district. Ah!
Looks like Nev's work, not the Venatori's. Ok, devo indagare. È una cutscene, ok. Che è questa? Not the worst timing. Nev, it's so good to see you. We thought the Venatori had kidnapped you. They thought the same thing. A lot of Venatori in this city have reason to hate me. Figured I'd play along. Find out who wanted to settle the score this time. Then the sky started raining demons. So I'm back on the job. Appreciate it. Rook, this is Nev Gallus, our local expert. She's gonna help us find Solas. Nev, meet Rook. Harding and I found her a while back. Thought we could use an expert on trouble. Rook, like the chess piece? One of the strongest pieces on the board, but she tends to think in straight lines. Nice to meet you. Based on the Venatori, you've got excellent taste in enemies. I do my best. You said you had a lead? I haven't seen Solas in person, but I did find hints of old magic, similar to what you get in elven ruins. I traced it to a building beneath Our Lady of Victory. That's where your man is hiding. Then let's go, before this ritual he's doing gets any worse. Worse? This ritual's already drawing more power than I'd expect from a dozen mages. You told me he was working alone. I also told you he was an ancient elven god. An elven god? Well, whatever he is, he's causing trouble in my city. Let's go. All citizens in the canal district must remain in their homes. So, if we do catch Solas, or the Dread Wolf, whatever he calls himself, what's the plan? He wants to bring down the Veil. Hopefully that ritual takes his full attention. So we catch him while he's doing his ritual, so he can't fight us. That's the hope. If it comes to a straight-up fight, we're dead. Che quindi la divinità non possiamo affrontarla? No, come funziona? Qui sembrano tutti crepati alla stragrande. Qualcosa mi dice che devo andare di qua. There. That's the building I tracked Solas to. Looks like the Venatori also found it, and then demons found them. Cosa c'è di qua? Un po' di soldo. Non c'è un cavolo di niente. Da qua a distanza. Ah, vabbè, questo l'avevo già visto. Grazie. Aia. Enchantment on the entrance. I can get it. Ma mi sa che ho fatto un livello. Sì, pare di sì. So this is the Dread Wolf's hideout. One of them at least. Not sure how long he's been here. Some of this looks ancient. No, graficamente è molto bello, ragazzi. È una via di mezzo dal cartunoso realistico. Guardate sta caverna. Veramente fatta bene, sì. C'è
Sul combat system devo ancora... Ci devo riflettere, non lo so. Solas hates slavery. One of the few things we actually agreed on. He said the other elven gods were tyrants who oppressed his people. He was trying to help them. What do you see? No sign of Solas. Just a big glowing window or mirror or something. Well, that sounds ominous. Vabbè, tecnicamente è veramente fatto bene. Sulla direzione artistica devo ancora decidere se la cosa mi piace o no. Aspetta un po'. Se facessi così. E tanto la recupero, no? Ok. Sì. Questi sono... Dove si va di qua? Oh. Ok. It sounds like that opened something below. Then let's have a look. Beh, decisamente. E questo? Abbiamo uno scrignetto. Non sono sicuro che mi piacciono molto le animazioni, però vabbè. Sono fatte bene. Ho come l'impressione che non mi stia piacendo tanto la direzione artistica, però in realtà è qualitativamente fatta molto bene. Guarda qua! Guardate anche l'acqua. No, questo è proprio figo. I think it's an alluvian. I've seen a few in Arlathan Forest. They're elven. It acts like a doorway from one place to another. Solas uses them to get around quickly. He must have gone through it. Viaggia attraverso l'alluvian. Ok. Vediamo un po'. Not in Menrathus anymore. I know these trees. This is Arlathan Forest. And there's your ritual. The power involved. I've never seen anything like it. The tremors are getting worse. And we've got demons. Ok, si mena? Sì. And I thought the demons were fatto? Back in Marathas. The Fade's a mess this close to the ritual. No telling what could come through. Those tremors are getting worse. Keep moving and try not to think about it. Ok. Finora zero problemi. Mollato il parry un secondo prima che... Vabbè, sono un cretino. Mi ci devo ancora abituare comunque. We get tremors every time one of those big crystals at the ritual site lights up. Not many of them left to light. Might want to hurry. Thank you.
molto belli questi spazi. Ah, da questo punto di vista devo dire che è proprio realizzato strabene. Wow. Ok, no, le abilità da usare velocemente con 1, 2, 3, ok. Questo ho già visto. Oh, cacchio. Niente, eh. Non l'ho beccata per niente. Aspetta, mi sto scordando qualcosa? No, credo di no. Vabbè, che questa comunque è ancora il prologo, immagino. Accesso al luogo del rituale. Ok. Okay. Sì. Ci sono questi venti magici che ci si stanno dirigendo verso un punto, mi sa. Eh sì. Ma secondo me ne compaiono altri. Ecco qua. Wow. Wow, uno grosso. Demone della superbia. Cosa? Cacchio, no. Aia. Aspetta. Ok, aspetta. Allora, questa è la cura. How did demon this large get through the veil? It's a pride demon. Damn thing probably sent Solus's ego. Andato? Sì. Tutto sto viola non è che mi piaccia tantissimo, devo dire. Eccolo qua. All right. I'll take it from here. Are you sure? Positive. You three just keep the demons off me while I talk to him. Varric, Solus isn't gonna stop just because an old friend asks nicely. Solus needs someone to sell him another option to help him justify changing his mind. Mi sembra convinto. Vai. We've got you back. If anyone can get through to him, you can. Thanks, Rook. Whatever else he is, he's my friend. And if he won't listen to me, then he'll hear from Bianca. More demons. Take care of the team for me. Chuckles. Hope I'm not interrupting. All right. Let's buy him some time. Okay. Forever.
Veil is a wound inflicted upon this world. It must be healed. By drowning the world in demons? I have taken precautions to minimize the damage, Varric. Minimize the... People are dying right now. You need to listen. Whoa. People are always dying. It is what they do. Cattivone incurante. We need a better plan. Do you want me to take the shot? Won't work. He's too powerful. What if we disrupt the ritual? How? See those statues? If we break the scaffolding holding that one up, the whole thing will come down on Solas. It's risky. Interrupting a ritual of this scale will have consequences. And what about the demons? Varric needs us to hold them off. Right. You two stay here. I'll bring down the statue. What? No. Stepping into all that raw magic is suicide. The storm could tear you apart. Anyone got a better idea? Fine. But you'll need backup. I'm with you. I'm a mage. I'll go. Either way, someone needs to stay back and deal with the demons. Ok. Nell'immenso pericolo mi seguirà... beh, ha senso che venga la maga, probabilmente. Let's go, Nev. Harding, keep the demons busy. Good luck. Ok. If there was some other better option. The pillar's weak, but it isn't falling. We need to push it. Right. Together. Now! You came a long way and made a valiant effort, Varric, but this story does not end with my downfall. Okay. No. Me lo sentivo. Una legnata così? Let's
Bam. Ha preso una bella legnata, quindi ci sta, insomma. Ok, quindi non siamo riusciti a fermare un piffero, praticamente. Ok. E quindi mo sono cacchi. E oltretutto di lui che ne è, di Varric. Solus. I know what I did. I stopped you from destroying the world. I was not destroying the world. When you disrupted my ritual, the magical energies pulled me here, into the Fade. Okay, so that's why you're here, but why am I here? Your physical body is unconscious, but you shed a few drops of blood at the ritual site. Enough for a tenuous connection. Blood magic. Firstly, I abhor the use of blood magic. Secondly, had I the power to control you, I would already have used it. Ok, parla. All right, you brought me here to talk. What are we talking about? The Evanurus, or as you would call them, the Elven Gods. The creatures that escaped. In ancient times, they ruled the elves, but that was not enough. They sought not just to be obeyed, but to be worshipped. When I rebelled, they drew on the horrific magic of the Blight, corrupting all they saw until I trapped them. Thanks to you, though, I am now trapped, and the blighted Elven Gods walk free. Sì, l'hai fatto uscire tu. Thanks to me. I wasn't the one performing a big ritual to free them. Free them? My mortal enemies. I was ensuring that they would never escape their prison. You were tearing down the veil. I had a plan. Varric always said you'd have a big explanation for why none of this was your fault. Varric? Yeah, he said that's your style. Never quite lies, clever half-truths that let you convince yourself you're doing the right thing. He tried to talk to you anyway, and now he's hurt. Varric is... quite practiced at shading the truth himself. So those things that got out, you said they were gods? They said they were gods. Blighted, tyrannical, sadistic gods. It took all my power to imprison them millennia ago, but I am certain you will be fine. We stopped you. We'll stop them. I had a ritual dagger of pure lyrium. My network of mirrors could take me from the lighthouse across the world in moments. Right now, you seem to have neither. Do you intend to knock over a statue during their ritual? Well, I don't intend to take advice from the Elven God of Lies. Quite right. Elganan and Gilanane are your problem to solve. This is your responsibility now. Ha ignorato con sicurezza gli avvertimenti di Solas. Ok. Why? Why tear down the veil? Listen. No! No! You have done. This is your responsibility now. Well, look who's still with us. Varric, you're okay, but I saw Solus stab you. You fell. Trust me, kid. I've had worse. And it'd take more than a flesh wound to stop me. Don't think I'll be making it out to the field anytime soon, though. Che vuol dire altro? Cos'è altro? What happened? I did my best to talk sense into Solus, but of course he wasn't listening. He never does. The plan did go a little wrong. Yeah. Harding got everyone out. By the skin of her teeth, mostly. Before you start worrying, Nev will be fine. She's apparently a lot tougher than both of us put together. Or, at least, she's a lot tougher than me. Ah.
Peggio di come pensi, ma io ho bisogno di te. Mi dispiace, vabbè. Mi dispiace, Varric. I should have come up with a better plan. I should have. You worked with what you had, and you succeeded, by the way. World isn't drowning in demons. It isn't over, though. We trapped Solas in the Fade, but something else got out. Something. Rook, you've got this. I've seen your work. Like the expedition where you lost that invaluable map, but saved your friends. There's a reason I dragged you into this whole Solas mess. You're clever, adaptable, and you don't know when to quit. Rook, look who's awake. Oh, Neva è rimasta ferita? Didn't mean to intrude. Okay. Not at all. I was just about to have a look around. Oh, be careful if you go outside, Rook. It is a long way down. The alluvion led us into something, and it's in the Fade. Because that's what we needed. The dream world. È completamente diversa da prima, quasi non la riconoscevo. Can't hurt. In theory. And we need to talk about our next move. Maybe find Harding? She went outside somewhere. There's a table in the central area here. I'll meet you both there. Go ahead, Rook. Me. I need to sleep. See you later, kid. Ok, quindi è più o meno questa la situazione. Wow. Cosa abbiamo qui? Acquisito Ombre dell'Antica Arlatan. Diario. Ah, vabbè, questo lo potrò fare dopo. Scusate. Ok. Cos'è? Corazza del sangue di drago. Elmo del sangue di drago. Vesti del sangue di drago. Guardaroba. Maschera del sangue di drago. Mantello del sangue di drago. Vesti di reva. Ma che diavolo. Ah, questo sarebbe per la... Tra l'altro non è la versione deluxe quella che ho preso, è... Sono con EA Play Pro. Ok. Pelli consunte, magari questo no. Si leva. Si... Non lo so, vabbè. Diciamo che per adesso mi tengo questa. Modifica l'aspetto, ok. Slot abito semplice. Acrobata per le console. Ah, ok. Problemi grafici filmati progettati per gli abiti semplici. Allora, no. Teniamoci questo. Ha senso. Arco danneggiato, arco del regno caduto... Non mi piace tanto. Quasi preferisco questo. Sì, ok. Una secondaria. Stocco versatile. Bene, ok. Lame del regno caduto. Madonna mia. Che spada ancora affilata. Tengo queste, dai. Ok. Slot elmo. Vuoto. No. Non c'è niente. Guardaroba. Oh, Harding. Neve. Sai che... Io vorrei tanto levare sto cazzo di stock di tocco qua. Che... Beh, non mi piace per niente. Con lui non posso riparlare, vero? I wish I could be out there with you, Rook. Just be careful, all right? Specchio di trasformazione, mi sa tanto che è per cambiare l'aspetto, vero? Del personaggio. Sì, infatti. Via. Senza salvare. Sì, assolutamente. No problema. Con lei non ci posso parlare, invece? No, pare di no. Questo è solo per il guardaroba, ok? Andiamo a incontrare Harding. Mi sta simpatica lei. Molto simpatica. Qui cosa abbiamo? Introduzione al faro. Apri codice.
Vabbè, questa è probabilmente... No, che okay, questa è la mappa. Biblioteca è... Storia, riflessione, informazioni su tutto il test. Va bene, questo possiamo anche non leggerlo. O forse sì, mo vediamo, devo ancora decidere. Strano sto posto. Tutta questa prosopopea per un divano e una sedia e un tavolino? Siamo tutto mezzo distrutto comunque. Ok, sì. Siamo in un punto un po' strano. Wow. Già, wow. Brooke, you're awake. And we're... in the Fade. This is where people come when they dream, but dwarves don't dream. And somehow I'm here. Yeah, it's... I nani non sognano. Nev thought we should talk about what to do next. We should. But maybe look around a little. We might be here a while. Ok, per aprire la schermata abilità ottenere una nuova abilità. Ok, vediamo un po'. Essenza del ladro. I ladri sono tutti versatili, combattono con due spade, un arco e sfruttano le debolezze dei nemici. Specializzazione, duellante, sabotatrice. Ah, ok, eccole qua, sì. Punti disponibili. Ok. Classe, essenza del ladro. Contrattacco, questo ce l'abbiamo già. Manovre evasive. Freccia esplosiva. Simultaneamente un attacco leggero a una distanza fissa una freccia adesiva su un bersaglio a portata. La freccia esplode poco dopo. Ah! Questo mi piace. Questo mi piace molto. Quest'altro è bloccato. E questa è già acquisita. Possiamo già resistere. 35% di slancio quando subisci danni. Caduta. Attacchi in salto garantiscono un colpo critico se il bersaglio è atterrato. Qualcosa mi dice che non lo userò molto. Capacità pioggia di decadenza. Piovere molte dall'alto. Ok, questo potrebbe essere molto figo in realtà. Un'abilità in più, no? Mi sa di sì. Ok. Ok, mi piace. Danni con l'arco, punti deboli e capacità speciali dell'arco. Va bene. Ok. Aduna una squadra al tavolo della biblioteca, facoltativo parla con Nive, facoltativo parla con Harding. Dov'è Harding? Man mano che avanzi, i contenuti contrassegnati con noi smetteranno di essere disponibili. Ops, sbaglio sempre. Wisps. Figures are in the fate, but I swear they're following me. You all right? Strange place you've fallen into, but I'll work with it. You know me. Do I? I know Varric wanted you for the job. You know the same about me. I made a call that got you injured right after we met. I'll be fine. You trusted me for the job, and I delivered. That's what counts. If we're stuck in this, let's hope you can trust me again. Perché il cuore? Speriamo che vada meglio. Ok. All right. But I still wish we had a smoother start. So much for first impressions. Here's hoping I'm better on the second. Well, you're not bad so far. You take a lot of notes. What about? Lately, what we know or knew before Solas changed the game. And it's not much. I'm sure Lace would hate to hear that, but one step at a time. We'll figure this out. I'm sure of it. Really? Do you know something I don't? No, we just... Well, we have to, right? Yeah,
That's the job. Ok, Neve approva. L'ho vista di sfuggita. Sì, ok. Ok, vediamo cosa c'è di qua. Sembra esserci pressoché niente. Anzi, a dire la verità, per ora proprio niente. C'è una dispensa. Oh, raccogli tessuto imperiale. Attenzione, sono dei materiali. Ah, ci sarà anche del crafting. Guarda, guarda cosa fai con i capelli. Vabbè, guarda, non mi voglio lamentare dei capelli, ok? Sono tra i migliori che abbia mai visto in un videogioco. Amen, se per stavolta è andata un po' così. Oh, attenzione. C'è un po' di oro, ok. Io ancora non ho capito dove cavolo è andata Harding. Laboratorio, accesso a nuova area. Biglietto misterioso. Per entrare il passaggio a biblioteca, tre coppie devono guardarsi negli occhi. Usi i bracci dell'argano per ruotare le statue in un senso o nell'altro. Ah. Quindi? Come funziona qui? Mi sa che... c'è una cosa che non abbiamo ancora visto. Vabbè, ma magari ci sarà tempo per farlo dopo. Vuoi fare un giretto per di qua? Oh, mi sa che l'ho beccata. Eccola qua. It wasn't supposed to go this way. What do we do now? What do we do? Harding? Oh, hey, Rook. How's it going? Hai mai visto un posto così? Did you ever find places like this chasing Solas with Varric? Not exactly. But with Solas, it was always about the Fade, or the Veil, or some other in-between place. Varric always hated it, though. At least this place feels different. Maybe safer? Harding, are you doing all right? I don't know. Are you? Is anyone? Anyway, doesn't matter how I'm doing. What are we gonna do about this mess? We were going to go back through the Illuvian, right? Let's start with that. As soon as we can. You know you can take some time to just... Now you sound like Varric. Varric and I started this. And I can't stop. Not now. Don't ask me to. So, come get me when you're ready to go. All right? Ok, finito il discorso? Io li ho appena conosciuti, sti personaggi. Non è che mi dicono molto, in effetti. Mi sa che avrei molto più contesto se avessi giocato i precedenti Dragon Age, però, d'altronde... qui con la cam copro un sacco di robe, solo che poi copro i sottotitoli se rimango là. Vabbè, mi devo ricordare di portare su la cam quando... Aspetta, a proposito di portare su. Cosa c'è qua su? Oh? Biglietto sbiadito. Organizziamo una ribellione, diciamo che avevamo cambiato il futuro degli elfi, rovesciato tiranni, lo facciamo davvero. Ora la via verso l'esterno è frammentata, sarà dura ravviare tutti gli Illuvian. Solo se vedi questo messaggio io cercherò in questo mondo in quella mortale un casetto per i problemi prima del mio arrivo. Finito? Non lo posso prendere quello, rimane lì il messaggio? Ok. Wow. Vaso placcato.
Ok. La vedo in fondo una statua. Mi sa che dovrei andare fino a lì. O mi ha incuriosito però, scusate, eh. That's the second. One more to go. E allora guarda, io quella lì l'avevo girata. Quella lì. E qui ce n'è un'altra. Salve. Come... sì, guarda, mi mancavi tanto. Però sto anche cercando di raggiungere la statua, che dovrebbe essere lì, da qualche parte. Come cavolo ci arrivo? Ah, aspetta, aspetta, aspetta. Forse di qua. Oh, c'è anche uno scrignetto. I divini imperativi. Ok, that did something. Cosa dovrebbe essere cambiato? Vabbè, lo scopriremo, dai. Raduna la squadra, vai. So, we stopped the ritual. And Varric paid the price. Hey, Varric made his choice to go talk with Solas. He knew the risks we all did. And now Solas is gone. And we're here. Wherever here is, besides in the Fade. Solas called it the lighthouse. He did? When? Sorry, it was while I was unconscious. Solas appeared in my dream. Really? I'm glad you're all right. From what I saw, he's trapped in the Fade now. Not here, but some kind of prison. You're sure that wasn't just a dream? It's a reasonable reaction. Solas can speak with people in their dreams, even kill them. He said our connection wasn't strong enough for him to do that. He could only reach me because I bled at the ritual site when I got banged up. So Solas is using blood magic, like any normal mage would to play with your mind. But he's not a normal mage, like I told you. He's an elven god. Putting together a nice ritual doesn't make him a god. I worked with the Veil Jumpers. We study ancient elven artifacts, and we've learned a lot of the history. The ancient elves were so powerful that their artifacts are still dangerous thousands of years later. And their gods? They might not literally be gods, but I can only imagine how powerful they are. All right. Well, we've stopped the ritual, and there doesn't seem to be an immediate danger. For now. You're certain Solas can't use blood magic to affect your mind? I'm not certain of anything, but we're not out of danger. What do you mean? Solas had two of the other elven gods imprisoned. When he got trapped, they escaped. So those things we saw come out of the Fade when the ritual went wild, those are... Elgonan and Gilinane, two of the ancient elven gods that Solas rebelled against. They're our next target. So we set our sights on a pair of elven gods. Like it's easy. Who else is gonna do it? If they're loose, they need killing. They were evil tyrants who enslaved their people. We need to stop them. Solas says Elgonan and Gilinane drew on the Blight for power and became corrupted. That was when he imprisoned them. So instead of one god running around, we have two. And they're not just powerful, they're blighted. We need to get out there and stop them. Just like that. We're down a man without Varric. We can't just rush in. I know you're hurt, Nev, but the rest of us need to do something. I'll be ready to fight when it's time, but we need to investigate, then figure out what we're dealing with. And how many more people will get hurt, get killed,
while we spend time investigating? No, io penso proprio che Niva abbia ragione qui, francamente. Sì. If Elgannon and Gilinane are worse than Solas, we can't go in blind. We need to know what they can do and what they want. But we only have Solas's word about all of this. Then let's go investigate for ourselves. We find out what we're dealing with, and then we take our shot. Fine. The Illuvian led us here instead of back to Minrathis. Let's hope it goes back to the ritual site. Maybe we can find some clues at the scene of the crime. Nev, are you okay to go? It's a headache. I've worked with worse. All right, then. Let's get back to the ritual site. The Illuvian has its own special room. It's just down the stairs. Sto continuando a pensare a quella cosa che ho liberato con le statue. Però vabbè, no, penso che lo scoprirò. Trova la stanza dell'Eluvian. Ok. È qua. Attenzione, qui cosa abbiamo? Eluvian del temibile lupo. Sarebbe... Molti di noi hanno viaggiato attraverso gli Illuvian solo per capirci coloro che si... Vabbè, è troppo lungo vedere tutto quanto. Sarà qui? Sì. For all we know, there's a dozen demons waiting on the other side of that Illuvian. If it even takes us back to Arlathan. Nev, you sure you're up for this? Quanto non mi piace il cavolo di... Don't worry about me. Copricapo di lei. Veramente poco. Shall we? Perdonatemi se sono raffreddato, veramente... Veramente fastidioso, sì. Ok, si va. Vediamo che cosa ci aspetta. It's quiet. Well, isn't that a surprise? There's the ritual site. But if the gods really did get out, they're not here anymore. Right, let's take a look around and see if we can find... Bastava distruggere quello? Strife? Eirlyn? What are you doing back in Arlathan? Long story. Isn't it always with you? And did I hear you're going by Rook now? Nev, this is Strife and Eirlyn. They're veil jumpers, like me. Experts in elven magic. I worked with them before Harding and Varric recruited me. Hardly experts. I should have been able to shut that artifact down. I'm sorry, Ted. Okay. It's not your fault. Già lavorato con loro, perfetto. Since the sky ripped open, the magic's been surging. Bunch of artifacts that had been dormant for centuries started coming alive. This is because of Finn Harrell's... Sorry. Solas's ritual, isn't it? Thought you were supposed to stop him. Or did unforeseen complications lead to unforeseen consequences, again? We found Solas and stopped his ritual. But things took a turn. The magic went wild.
Solas was dragged into the Fade, into some kind of prison. But when he went in, something, or someone else got out. Elgonon and Gilinane, supposedly. Mathalanast. The return of our gods, the Evanuris. If those two are back out in the world, it explains a lot. Like what? Artifacts that have been dormant for centuries are awakening. Something that would need a source of tremendous magical energy, like two of our old gods. Anything you can tell us about these gods? Solas might be a bastard, but compared to the Evanuris, let's just say they weren't known for being kind rulers. There's a reason Solas led a rebellion against the Evanuris, and a reason he imprisoned them. Of all the ancient things to unearth, of course it had to be two of the Evanuris, and of course it had to be you that unearthed them. Io? Che c'entro io? We need to get him back to the camp. We've still got dozens of Veil Jumpers unaccounted for. How can we help? We need to find Belara Luter. She's the best there is at working with our ancient artifacts. And also at blowing them up. She was off looking for another artifact before this ritual shook everything loose. If anyone can get a handle on all this wild magic and the artifacts it's setting off, it'll be her. Right. You get your friend back to your camp and... we'll find Belara. Nev, I need you to stay with Strife and Eolin, all right? I'm fine. You're the best detective in Minrathus. You can help the Veil Jumpers here. If trouble shows up, they could use your skills. Fair enough. We'll meet you back at the Veil Jumper camp. It's just south of here. Belara's out near some elven ruins to the west. At least she was 3 days ago. I'd start your search there. Good luck, Rook. And thank you. Ok, bene. È più o meno questa la situazione. Ressa di Arlatan. Rovine elfiche. Never been to this part of Arlathan before. This fog's strange. It all feels a little off. Like everything shifted a little bit. Qualcosa si è spostato un pochettino. Che vuol dire? Is that suit of armor moving? La risposta è sì. Ah, ma ha beccato lo stesso, figlio di puttana. Un peccato alla grande, altro che. Oh, e basta un po'. Okay. Oh, people. Where'd you come from? Belara? Belara Luter. Strife and Eolin sent us to find you. Wait! Didn't you used to be a Veil Jumper? You left with Varric. What was your name? Rook. At least that's the nickname Varric gave me. Lace Harding. Protocol is to wait a full week before they send anyone out to look for me? I've only been gone 3 days. Well, the situation's changed. For the worse, unfortunately. The elven gods, Elgonan and Gilinane, have escaped Fenharel's prison. And it seems like they want to destroy the world. Oh, yes, that is very much for the worse. Okay, wait. I need a second. I've had a couple of days, and I'm still trying to wrap my head around it. It does sort of explain a few things, though. Like what? The surge of raw magic in the area. These artifacts started waking up a while ago, but in fits and starts. One here, a couple there.
Then, a couple of days ago, the sky split open. And now? Raw magic. Thick as fog. Only a god or gods could have done that. There's something kind of exciting about it. And dangerous. Really dangerous. Dangerous enough that I was gonna head back to the Veiljumper camp, but... But what? See that shimmer? That's a veil bubble. It's separating us from the rest of the real world, so to speak. Eh? You can only pass through it one way. Once you're in, you can't get out. Strife and Eolin said you're their best veil jumper. Hope that means you've got an idea. Maybe. A bubble like that? There has to be something at the center that's generating it. Something powerful. If we can find it and remove it safely, I mean, the bubble itself should collapse. And then we're back in reality? I really, really hope so. Well then, let's get going. Così sia. Mi sa che lascio la cam lì, ragazzi. Lo so, copre la minimappa, però... Però meglio così. Vediamo che altro posso fare. Vabbè, non è che ci sia molto da fare. Sto pensando al fatto che forse... Ah no, ok, non ci sono punti disponibili. I've been trying to get to the artifact at the center of the bubble, but these magical constructs keep getting in the way. We've handled our share of demons. A few dozen more shouldn't be a problem. Spirits, not demons. They're animating those suits of armor. The armor's attuned to the artifact to protect it from threats. Threats like us, I'm guessing. Oggetti di valore, si possono vendere ai mercanti, posso aumentare la forza degli alleati. Ok, durame. Materiale comune, d'accordo. Oh, lì c'è qualcosa, aspetta. Sì, infatti ecco, per l'appunto. Attrezzi da fabbro, oggetto prezioso, 21 di oro, d'accordo, vabbè, per ora teniamo tutto, ma... Vediamo, c'è qualcos'altro? Sì, andiamo un po' qua sotto prima. Voglio dare un'occhiatina. Oh, cosa abbiamo qui? Cristallo puro. Qui invece? Cos'è? Niente? Is that water just swirling into the air? Infatti. Never seen that kind of magical anomaly here before. We call it the whirlpool. They're not usually this big though. Nota appena leggibile, il costrutto mi ha spezzato la gamba, ok. Carne di Nag, oggetto prezioso. Ma si poteva salire anche di là, però mi sa che la strada è uguale. Oh, vabbè, se non altro di qua c'è questo. Qualcosa qui? No. Piccozza consunta. Cosa abbiamo? Tab, seleziona capacità del compagno, selezionabile la ruota delle capacità. Vabbè, mo... Vabbè, proviamo un po', vediamo. Azione lenitiva, scarica di adrenalina, danni migliorati, dardi dell'oblio. Dammi i compagni attaccheranno questo bersaglio. Ristoro. Ah, questo ti cura e basta. Vabbè, proviamo questo, va. Ah, figata.
sono i collegamenti rapidi, d'accordo. Che palle le frecce che non vengono sempre. Non saltano sempre fuori, purtroppo. Dove è andato? Che due palle, ma sei serio? Dalla missione attuale, indicatori obiettivi in grado di guidarti. Vabbè, non importa. Oh, attenzione, ho fatto un livellino, quindi direi che... Oh, dopo una difesa riuscita c'è un bel contrattacco. Ok, va bene, va bene, va bene, lo faccio. Accuratezza dopo una difesa riuscita. Ok. Un regalo di lame, eh. Tuarco si può caricare per un livello aggiuntivo. Figo. Freccia recuperata dopo aver sconfitto un nemico. Danni contro barriera. Anzi, la capacità aria. E poi ci sono nuove abilità che saltano fuori. Non sono sicuro, sapete? Sto andando un po' a vanvera, ma piano piano mi oriento, anche con la scelta delle abilità. Cosa abbiamo qui? So what is this artifact we're looking for exactly? I have a couple of theories, but nothing definite. We might find some clues in the ruins though. Un bello scrignone qui. Nice to find ruins that have belli scaltre dell'acrobata. Most people... Ah. Ok. Ops, scusate. Too afraid to go this deep into Arlathan, except as veil jumpers. With how wild the magic's been here, I don't blame them. C'è qualcosa qui? What was this place? Could have been a temple, could have been where they stored food. But judging by the sentinels, it's probably something important. Wow. I've never seen anything like this. Wait, is this? No, it can't be. Not here. Can't be what? Cosa? We have to get over there. The artifact we're looking for must be inside. It almost feels like an armory. Or something like that. What's an armory doing this far out? Warlords, ancient elves have a lot of them. Ok. Sono questi bei posticini nascosti che... devo dire sono piacevoli da trovare. Se non richiedono troppo tempo. Accesso alle rovine, nuova area. Niente di che. Qualcosa di qua? No. Pare proprio di no. Are we just supposed to jump across? Oh, no, we can make a bridge. There should be a power crystal somewhere nearby. Got it. Bring it over here and slot it in. Ah, ok. And there we go. Easy. That's a great trick. Così semplice? Ok. A resonance amplifier. It's drawing magic from the ring temple to this area. I need to shut it down before we can go up the path. But doing that will attract anything nasty that's hanging around. We're ready. Ok. Già. Che gli dobbiamo fare adesso? Chiedi a Bellari di disattivare l'amplificatore di risonanza. Ok. Quello che...
Ah, ok, è andato. Opla, avvertimento attacchi, questo per schivare, d'accordo. Ops. Qui ci sono altri simpaticoni. Un simpatico umorista lì. Dove sei? Headshot. Oh, ci sono cose da raccogliere. Ok. Finora è stato tutto abbastanza facile. Beh, per carità, se ti menano, ti menano per benino, quindi un po' devi stare attento, però per adesso devo dire che mi trovo molto bene. Siccome sto giocando con mouse e tastiera, fare gli headshot, diciamo, è abbastanza facile. Vediamo cosa abbiamo qui. Oh, altro. Sì. The big one where the sky was ripping apart. You say that was Fen'Harel? I mean, the real Fen'Harel? That's what I've been told. But right now he goes by Solus. And sorry. The things that got out, the big scary ones. That was Gilnane and Elgrinon? Are you okay? You sound a little flustered. Oh, you know, just finding out that three of my gods are out there trying to end the world. Why wouldn't I be okay? Io ho come l'impressione che questi personaggi non faranno altro che fare gli smorfiosi tutto il tempo, vero? Questo è il tipo di un certo tipo di scrittura, diciamo così. Oh, qui c'è un simpaticone, mi sa. Eccolo qua, appunto. Damn. Another sentinel construct. We'll have to take it down. Okay. Easy enough. But watch out. Whenever you see one, there's more nearby. Avrà senso spaccare queste? Secondo me no. Almeno per adesso non mi ha portato nulla. No, quelle verdi hanno una pozione e va bene. Seeing these kinds of runes never gets old. Can anything here tell us what that artifact is? I have a theory, but we're miles away from where that artifact should be. C'è qualcosa qua dietro? No, in realtà no. Ok, via. Scrignone. Ago della tempesta. Danni fisici, sbilanciamento. Aspetta, perché quelle altre sono bloccati? Vabbè, comunque l'ho equipaggiato. È sicuramente meglio anche senza i potenziamenti quelli bloccati. Vediamo se... Oh oh. Ok. Qualcosa mi dice che questi si animeranno tutti quanti bene bene proprio. Eccolo qua. These constructs. It means I was right. Right about what? About where we are. It's an armory. And I think I know what the artifact is. Oh.
Adesso si animano tutti quanti, appunto, eccole qua. Vediamo, secondo me conviene... Io provo a fare così, aspetta. Va bene, dai, è andata bene così. Finora è tutto davvero piuttosto facile, devo dire, eh? Però scommetto che le cose cambieranno. Non c'è altro? No, pare di no. Ok. Certo che è veramente figo, eh? Il circondario. Un archive spirit. Un what? A creature of the Fade, bound to a crystal. Ancient elves use them to store knowledge and to help them dream. Veramente, veramente bello. La giocabilità è piuttosto buona. Col sistema di combattimento devo ancora capire se mi piace o meno. Sono un po' combattuto. Wow, chi è quello mo? No, sta mangiando un povero animale. Uno zombie? Tipo. Metalenast. Darkspawn. Prole oscura? Ok. Darkspawn. Here. I never would have believed it. Until today. Come mai è tanto brutto che la prole oscura sia qui, a parte il fatto che si chiama prole oscura e che sia qui? Ok. Ah, qualcosa mi dice che... sì. Once I shut it down, the path ahead will remain blocked until the magic dissipates. We've got your back. Ok, 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 va bene. Sure thing. Dai, 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 forza. Forza e coraggio. Tanto si anima un sacco di roba. We got company. Chi è? No, ok. E vaffanculo. Questi simpatici scattini che fa. I've never seen Darkspawn this deep into Arlathan Forest before. As far as I know, it's never happened. If the gods are blighted, like Solas claims, maybe they're communicating with the Darkspawn somehow. Directing them? You saw those Darkspawn though? Something was different about them. And we'll stop. Che cosa c'era di differente? Right. Let's get to that central temple. Oh, guarda, qui c'era qualcosa. Questa è la prima volta. Francamente non so se vale la pena. Vabbè, dai. Lo faccio ogni tanto quando capita. Cosa c'è qui? More dark spot, right where you broke that wall.
Ok. Oh, figo. Una balista esplosiva, santi Dio. Non mi sa che è proprio così. Qualcosa mi dice che... Sì. Che altro possiamo fare? Oh, 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 aspetta, aspetta. Non so quanto vale quest'oro che sto trovando, se è davvero poca roba oppure è una cifra interessante. Campamento abbandonato. And another resonance amplifier. Ah. Should be the last one, I hope. Me too. Qui c'è un bel po' di schifo intorno, quindi mi sa che salterà fuori l'impossibile. E... aspetta, non si attivano? Se ci passo vicino? Immagino che si attiveranno solo quando... faccio questo. Tipo... eccolo qua, per l'appunto. Aspetta, 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 così. Ok, pensavo che ci fosse qualche altro schifo in arrivo, data la corruzione qui. Invece no. Have you noticed something about the blight? Where it is, I mean? Sì. It's almost like it's feeding off the elven magic. Ah no, allora no, non l'avevo capito. Io sto trovando sti sacchettini un po' inutili. Va bene. Per ora, ragazzi, sto ancora in fase un po' di orientamento, perciò esploro, vedo come va, vediamo cosa trovo, mi prendo il mio tempo, poi magari col tempo farò le cose un po' più velocemente. This is it. This is where it was kept. Where what was kept? The archive spirit, or as the ancient elves called it, the Nodus Dirthalin. It means the inevitability of knowledge. What does that mean? I don't know, actually. The notes were never very clear on that. Grazie, è molto utile. More constructs ahead. The inner sanctum. We're getting closer. Sentinella impazzita. Oh, questo sembra tosto. Becca di questo. Ah, ci sono questi stronzetti qua pure, vero? Tu che vuoi da me? Ok, sto pensando a una cosa, no? Magari...
Beccate in faccia, proprio in pieno, eh. Fantastico. Oh, e basta, vuoi morire? Oh, grazie. Qui ci sarebbe. Looks like this door is going to need a second power crystal. Rivestimento di costrutto. Ok. Abbiamo anche, che cosa? Filo del velo. Ok. Oh, un arco grande. Benissimo, d'accordo? Aspetta. Oh, lì ne vedo un altro. Però mi sa che... Aspetta, ok. Deve essere quasi sicuramente una cosa da fare così. Aspetta, eh. Tanto di qua perché tanto lo volevo fare comunque. Grazie. Vediamo dove andiamo. Qui mi sa che ci sarà esattamente una balista come immaginavo. Sì, lo so già, ho visto tutto. Già. La parentesi, scusa un attimo, se faccio questo? No, eh. Bene. Direi a posto. Ora possiamo riportare questo qui. E prendere quest'altro con tanto amore. Dove? Ehi, è quello? Quel posto lì? Come lo raggiungo? Forse dopo. We did it. All that's left is the Nautis Drithalin. I have so many questions for it. How do you ask it questions? It's an archive spirit. You'll see. Vedremo. Spirito d'archivio. Acciaio delle prove. Arrugginita. Sì, sto continuando a trovare. Acciaio delle prove. Ok, sto continuando a trovare. Effettivamente degli aspetti migliori. Domanda. Se io dovessi. No, ok. Bene. Fascia consult amuleto slot elmo vuoto acciaio delle prove, ok. Ah no, ok, questi sono gli aspetti, erano, questa è una cosa completamente diversa. Yes, decisamente meglio così. Altre cose però mi sa che non le ho. No, amuleto slot elmo, Sazioni, aspetta un po'. Qualcosa mi dice che... Sì, va, guarda, sapete che c'è? Per ora tengo l'aspetto... quello in evoluzione, perché mi piace vedere che cambia un pochino, no? A seconda di quello che trovo. Mi pare di gran lunga la cosa migliore. Almeno per adesso. Poi si vedrà. Pure un po' più figo il personaggio, sapete? Quasi lo preferisco. Anzi, senza il quasi, lo preferisco proprio. Ok. Andiamo avanti un altro pochetto. Siamo nel punto centrale.
La risposta è sì. Ok, here it is. The Nodus Drithalin. So we take it and we're good, right? We can head back? Oh, I wish. No, it's a lot trickier than that. Right. Because darkspawn, demons, and animated suits of armor aren't tricky enough. What do you mean by tricky, exactly? If I remove the artifact the way I'd usually do it, it'll explode and take out half of Arlathan with it. Okay, e ciò è male. I think I can shunt the energy somewhere else. Okay, here we go. The way the magic is pulsing, I've never seen this before. Uh-oh. It's almost like it's breathing. E c'è qualcuno però che sta per arrivare, mi sa. Non bene, vero? No. Non bene. Allora. Tiriamogli quello che abbiamo, va. Facendo veramente molto male con questi attacchi, devo dire. E lui però se mi becca mi fa veramente molto male a me. Specie di esaurimento, cacchio, ok. Non bene. In pieno, aspetta. Fantastico. Mi sa che preferisco di gran lungo la schivata al parry. L'unico fatto è che regia suprema. Cos'è? 4. Riempi la barra capacità suprema infliggendo danni ai nemici una volta pieni. 4. Devastante. Ok, va bene. Proviamo. Cos'era? Tom? Le granate? Well, wasn't expecting to fight an ogre today. Then again, I also didn't expect to learn that my gods are rampaging around and trying to end the world. Just one of those days. Okay. Let's see. Okay. There we go. Ooh. No. That's good. I think. Oh. What does that crystal do? Keeps the artifact powered. Focuses the ambient magical energy. That's why these things still work, thousands of years later. Oh. No, you don't.
Sulana, Vir Sulevana, Enasal Dirthara. Well then. I am the Nadas Dirthara. Right, I have questions. I am the Nadas Dirthara. What do you... Già finito? Cos'è buggato? So that's the Nadas Dathalan. It was, or is, I mean. Crystal's broken, though. Needs fixing. It's kind of my thing. Fixing magical stuff. Strife and Irulan will want to know about this. And the Blight, and the Darkspawn. Let me know when you're ready to head to the Veiljumper camp. Ok, quindi abbiamo, diciamo, terminato questa zona. Avanzamenti livello legame, livello 2, più 2 punti abilità. Aspetta, come spendi i punti? Funziona anche per loro? Oh, anche per loro? Il legame per il, con un compagno è aumentato. Oh, anche per lei, interessante. Tempo rallentato, squarcio galvanizzato. Sai che non ne ho idea? Perché finora ho provato solo una di queste cose. Finora non ne ho proprio idea. Facciamo questo, va. Storia si attiva automaticamente se non è in fase di ricarica. Grande, ok. No, no, mi piace. Mi piace, mi piace, mi piace assai. Bonus guarigione e cuore aumenta del 50% con la salute bassa. Ok, mi piace. Utilizzo il 20% della tua abilità suprema. Oh, ok. Mi piace moltissimo questa cosa. Movibile. Salute bassa, un tiro di invulnerabilità. Ok. Benissimo. Decisamente molto, molto, molto bene. Socia? Abilità? Ah, non ho punti disponibili con Harding. Ma dai, sul serio? Dai, che presa male. E soprattutto non ho altre cose con lei. Abilità. Ok, punto disponibile ce l'ho. Io credo che forse sia il caso di andare verso di qua. Punto debole conferisce armi negromantiche. 50% più a lungo. Danni contro barriera. Riettile, controllo. Tempeste d'armi folgoranti si diffondono sul campo di battaglia che velando nemici casuali. Questa è bella. Questa mi piace assai, devo dire. Livello 20. Batte bersagli a distanza con colpi caricati e precisione assoluta. Mi piace molto. Doni gemelli di Arlatan. Va bene, l'idea non mi dispiace affatto. Sì, 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 sì. Oh, c'è anche la ricompensa. Vediamo cosa abbiamo. Oh, continuo a fare sta menata. Tempesta. Non comune, arco lungo. Ok. Attacca il mio bersaglio, infligge più 50% di danni con contro barriera. Ok. Mi piace. Mi piace. C'è un nuovo arco. E però il nuovo arco... Aspetta. Non è che per caso... Ehi? Ecco appunto. Ok, era Bellara e non l'avevo letto. Ok, grazie. Perfetto. Niente, non era per me. Maledizione. Parentesi in tutto questo.
da questa barriera non possiamo uscire, possiamo solo parlare con lei. Va bene, così sia. Ready to go? Sì, beh, direi di sì, perché non credo ci si possa fare altro, no? Come on, I'll show you the way to the Veiljumper camp. Wounded, 16 on bed rest, and some of our most experienced fighters are still missing. We're running out of Veiljumpers. Whatever's going on out there, it's scary. Brutta faccenda, sì. Jahel Milva never reported back from Demeter's Crossing. There are 100 people living in that village, or near enough. You're back, and you're alive. Good. Sounds like things have gotten a lot worse since we left. Darkspawn. They're showing up all over Arlathan, attacking anyone in their path. Allora è capitato anche a voi. We've evacuated 3 daily settlements already. We ran into Darkspawn too, near the Nadas Dirthalan. Wait, you found the Nadas Dirthalan? The Archive Spirit? We could ask it about the gods, figure out their next move. No, vabbè. Peccato che sia rotto, mi pare. Fa sempre la. Broken, maybe, la risposta di mezzo. Not getting anything out of it anytime soon. Meanwhile, Veiljumpers are disappearing. Something out there took them. I know, but maybe if we find them, we find the gods, or at least some sign of where they might be. But Arlathan Forest is huge. Where do we even begin to look for them? Demeter's Crossing. What? Irulan and Strife. When we came in, you said you'd lost contact with Demeter's Crossing. We could go check it out. The three of us, I mean. Four. I'm coming with you. Nev. You were still shaky, and... I'm coming, Harding. I don't know what you're going to find there, Rook. Likely nothing good. But you'd be saving people, and it might get you on the trail of the gods. Demeter's Crossing's on the far side of the lake. There's a small boat at the docks. It'll take you there. Try not to die, or make things worse. And Rook... Yeah? Watch your back. Ok, quindi abbiamo il prossimo obiettivo. Immagino che qua, ora essendo all'accampamento, ci sono un po' di cose che posso fare, giusto? Incarico completato nella morsa dell'entropia. Con l'aiuto della squadra, Bellara ha disattivato il manufatto, liberandola dalla bolla del velo. Ha anche scoperto un antico deposito di sapere elfico, il Nadas Dirthalan. Perfiggendosi di scoprire i segreti, Bellara si unisce alla squadra alla ricerca delle divinità elfiche fuggite. Ok. We'll need a boat to get there. Let's head to the dock. We aren't prepared. Gli acrobati del velo ti hanno avuto i loro alleati. Vado al mercante per comprare nuovi equipaggiamenti e aspetti. Ok. Volevo aspettare un attimino, ma sono troppo curioso. Voglio dare un'occhiata. E ci sono anche altre cose. Rapporto esplorazione, apparizione. Però questo è... no, vabbè. Onestamente non mi va di leggere tutta questa parte. Vediamo cosa abbiamo. What you hear about Demeter's Crossing? Don't be shy. Take a gander. Grado Emporio, massimo 4, fai salire i gradi dei mercati per sbloccare nuovi oggetti. Ah, interessante. Vendi gli oggetti di valore. 984 più forza fazione, vendi tutto. Vabbè, vendo tutto? Sì, penso di sì. Oh, minchia, un sacco di oro. Ok. Cosa posso acquistare di bello? Arco corto, Bellara, Harding, ok. Questo mi piace. Questi,
Ah, questo niente, invece? Minchia, questo è uno scarto enorme. Oggetto attuale, ago della tempesta, diventerà questo. Ah, aspetta, è un potenziamento. Interessante. Beh, perché no? No, minchia, il costo è tantissimo. Quello del guardiano silvano, elmo medio. Ok. 400. Dato che non ce l'ho, lo slot. Questo è tutto bloccato. Durame. Favore del drago. Raro oggetto prezioso. E questi sono aspetti che però devono essere ancora sbloccati. Ok, questa che... c'è una valuta strana qui che... eh? Materiali, oggetti di valore. Ok. Bene. Acrobati del vero. Ah, forza. Ok, aumenta un po'. Oggetti di valore più 193. Mercante grado 1 più 50. Va bene, dai, ci sta. Ok, then. Try not to die, eh, Rook? Grazie. Allora, ecco, esatto. Qui è... no. Nascondi elmo sempre, per carità di Dio. No, no, nascondi sempre l'elmo, per carità. Oh, dai, compagni. Dai. Perché non mi fa... dai. Un arco decisamente migliore. Cambia l'aspetto? Sì, cambia l'aspetto. Anche se di poco, ma cambia. Sì. Sì, 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 sì. Oh, a proposito, fermi tutti. Devo decidere anche le varie... sì, ce n'era un'altra. Posso decidere le varie abilità da dargli. Harding ancora non ce l'ha, vero? Non sono affatto sicuro che... vabbè, dai, chi se ne frega. Ci penso un'altra volta. Questa è la parte centrale. Raggiungi il crocevia di Demeta. Questo non so cos'è. Non posso interagirci più di tanto. Il mercante già c'è. L'ho visto. Questo cos'è? Qualcosa che posso abbattere? Sì. Qui cosa abbiamo? Raccogli durame. Trimestrale. La vedova lasciva. Oh, grazie. Un bel giornaletto. Vabbè, allora ragazzi, sentite, io direi che ci possiamo fermare qua con questo primo episodio. Abbiamo fatto un bel po', è stata una prima puntata piuttosto ricca. Io ora mi fermo anche perché purtroppo sono raffreddatissimo e temo che mi stia salendo la febbre di brutto, ok? E mi sto iniziando a vedere doppio. Ragazzi, noi continuiamo il prima possibile, ok? E per ora le prime impressioni sono relativamente ok per questo gioco. Però ammetto che mi devo ancora orientare un po', ok? Non so ancora bene cosa pensare. Alcune cose sono molto belle, altre devo... mi devo fare un'idea, ok? Grazie a tutti, noi ci vediamo al prossimo episodio. Mi raccomando, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi anche al primo canale, seguitemi su Twitch, lasciate un bel like a questo video se vi è piaciuto e qui sotto in descrizione trovate come sempre tutti i link ai miei social e community come Instagram, Telegram e TikTok, tutti i link per supportare il canale tra cui i link affiliati ad Amazon, Instant Gaming e link a Patreon, il link alla playlist con tutti quanti i video della serie di Dragon Age The Veilguard che con oggi inizia e anche il link per acquistare il gioco e se l'acquistate tramite questo link aiutate e supportate moltissimo il canale. D'accordo, gente? A presto!